Gentili telespettatori, buon pomeriggio. Qui Borgo Sesia e Rocco Cristoforo che vi parla e vi saluta. Erano 3 anni e mezzo che Gozzano e Borgo Sesia non si incontravano. Si ritrovano oggi ed è per la prima volta in Serie D. L'ultimo confronto risale al 15 aprile 2009 e in quell'occasione la formazione granata si aggiudicò l'incontro per 3-1 e passò con una giornata di anticipo nel campionato di Serie D. Gozzano e Borgo Sesia, ed è una partita, vuoi per tradizioni, vuoi per campanilismo, vuoi per la rivalità fra le due tifoserie, una partita che ha fatto sempre la storia del calcio piemontese. È pronto sulla palla Chimenti, pallone che spiove in aria, il colpo di testa difensore, il pallone che si alza al campanile, il portiere, ma c'è anche una segnalazione da parte del guardialinee. Sampo, ancora Sampo, buon il lavoro di Sampo che va sul fondo, metto il traversone, il portiere chiude, il tocco e c'è il colpo di testa in anticipo da parte di Bosis col pallone che sorvola la trasversale e termina sul fondo. Lunardon va sul fondo, punta Blasio, all'indietro per Diglio, dentro, pallone, più che un cross e una conclusione, Casella che recupera un buon pallone, lo Scodella in avanti. La conclusione in semi giravolta da parte di Bosis, Lunardo continua a far gomitate e Barbugian parte il traversone e c'è sul colpo di testa l'uscita tempestiva di Barbugian, lone in avanti, Guidetti cerca la conclusione e c'è la grande parata di Barbugian e poi sulla conclusione la palla attraversa pericolosamente tutto lo specchio della porta. Era messa in gioco verso Tettamanti e la difesa con affanno si salva. Nel Gozzano c'è un cambio, esce col numero 7 Gambirasio ed entra col numero 15 Cabrini. Per il Gozzano esce il numero... Testa, aggancia Bosis, Cabrini cerca una girata, una conclusione ad effetto. Scodella dentro, il colpo di testa senza problemi. Esce Bosis col numero 9 ed entra col numero 18 Sarau. Per il Gozzano esce il numero 9 Bosis, entra il numero 18 Sarau. Quindi due cambi effettuati per la formazione gozzanese. Vita Lunardon, poi tocca per Sarau che si gira. La conclusione di Sarau di sinistro. Lunardon, pallone fuori, Casella mette, trattenuto da parte di Guidetti, c'è il rilancio e c'è la possibilità del contropiede. Cabrini arriva con un attimo di ritardo, preciso e tempestivo, l'uscita del portiere Ferrauto. Senza problemi la conclusione di Cabrini, Ferrauto l'attende sul primo palo del portiere, Sarao, il fallo su Calza, questa volta viene fischiato.
si incendiano gli animi. Quindi c'è un calcio di punizione in favore del Gozzano. Guidetti e Fusco si scontrano, tutte e due rimangono a terra. Si rialza Fusco, si rialza Guidetti, sto rimpallo, mette in movimento Guidetti, il traversone, Barbugian in anticipo, blocca con sicurezza. E proprio in questo istante il direttore di gara sancisce la fine della partita, che vede le due squadre chiudere la sfida, il derby della Cremosina, sul risultato di parità 0-0. È stata una partita dove le occasioni sono state pochissime, una partita con tanto agonismo, giocata a centrocampo, dove la squadra si è dato battaglia, e alla fine il risultato di 0-0 sembra il risultato giusto.